Buonasera a tutti, questo è un piatto che noi facciamo tutti i giorni, però le eventi più importanti sono stati oggi o in altre occasioni dell'anno, lo prepariamo anche per ricordare tutto questo piatto del territorio. Deve essere dorato il muro, perché il suo dorato ha un punto di tostato di caratteristiche. Se mettiamo un muro che non ha colore, e come la pasta di bianco non ha niente, non ha niente. Per quello che sto aspettando così, tutto assieme. Ok, il muro volante, cioè il formato che ho usato, fa come una schiumetta, non so se vedete. Questo è il condimento che intendevo. Ecco signore, io ho concluso. Salsone di patate al vino moro. Adesso andiamo a provare il pezzo qui. Ci sono alcune difficoltà perché questa attrezzatura si trova in diverso al nostro che è molto più dinamica e performante. Non dovremmo essere così. Perché l'importante è che la tavola sia buona. Intanto che prepara questo gnocco che mi sarà servito, volevo solo dire due cose su Sergio. Mi è scappato quando Sergio Roberto, al di là dell'esperienza di 10 anni presso ristorazione, è un'azienda, è un'impresa che chiama tuttora panificio, pasticceria, di produzione di dolci.
e poi sono approdati nella ristorazione, però credo che la loro impresa veramente sia conosciuta a livello locale e provinciale proprio per eccellenza, quindi non sono solo ristoratori, ma si distinguono anche proprio nel settore della panificazione pasticceria. Ho voluto ricordare che è tuo fratello, questa famiglia meravigliosa di Pordenone. Adesso vediamo se ci sono delle domande da rivolgere allo chef, però immagino che per molti prima vorranno assaggiare il piatto perché da lì vorrebbero partire. Comunque vediamo se c'è qualcuno che ha qualche domanda sul person da fare, mi avvicino, mi metto il microfono e con la signora. Bene. Prego. La signora mi fa questa domanda. Sì. E in ciò io ho sempre sentito che si facevano con la pasta acqua e farina. Acqua e farina, siamo bianca. Questa è l'idea sul personale. Come? All'erbetto sul. All'erbetto, con quelle con le papabietole, con tutti i gusti. Ci sono con la patata dolce anche, e con il cacao dentro, con il cacao, con la cammella e tutto. E questo sarebbe un gioco di pieno? Il pieno, questo nasce dall'idea del salsone, cioè così con il pieno dolce, e dal gnocco di pugne di sugine. Che viene sempre così. Una sugina nostra? Esatto. Ho pensato di togliere la sugina e mettere il cibo, che è la cosa che è più dei nostri territori. Sì, ma il fico è il congelatore, il congelato? Questa è una cura di fico che abbiamo preparato in passato. Tutto buono? No, non congelata, no? Non congelata. Tutto buono? L'azienda del consorzio del fico Moro da Caiva propone un prodotto come questo. Adesso glielo fa vedere. La signora è di Mestre, quindi vedete la domanda giusta perché... Volevo rispondere anch'io alla signora, l'abbiamo detto prima, è l'innovazione della tradizione, quindi è un bene che tutti i nostri chef utilizzino i prodotti del territorio, ma per andare avanti li trasformano come ha fatto Piero, che ha interpretato il chansons cambiando il tipo di pasta, cambiando il ripieno. Ecco, questo è quello che ci vogliamo fare i nostri chef, proprio innovare la tradizione, quindi utilizzare prodotti genuini, prodotti del territorio, ma poi pensare. Quindi soprattutto avete visto che la realizzazione è veramente molto semplice, perché tutti sanno fare gnocchi, a questo punto fanno due scarpe e vendono il gnocco con un pieno veramente molto semplice, e questo è quello che in questi giorni abbiamo verificato con i piatti da tradizione. Sono assolutamente tutti piatti molto semplici, tengono conto dei prodotti genuini, però ognuno ci mette del suo e li trasforma. L'importante è il prodotto genuino e del territorio per quanto ci riguarda per la promozione del territorio. Avete altre domande? Tutti a quello di assaggiare. Bene. Dai che la figlia sta per finire. Adesso vi sarà servito a tavola. Potete andare a regalare. Volevo sapere sempre se qua avanti.
Luigi, volevo sapere solo se la patata le lavora a caldo o a freddo. Non ho capito, scusa. Le patate le sa che se le lavora a caldo o si aspetta che siano tutte. Allora, qua ci sono due scuole di pensiero. Io, nella mia esperienza, penso che sia meglio il caldo che fare con la luce, e quello è sempre più caldo. E lei lavora subito appena venuta a prendere, quindi più caldo possibile. Cosa succede se si raffreddano? Ho notato che se si raffreddano tende a fare dei movimenti, dei magari di una patata rimane più duro, non si schiaccia bene. E allora non è buono da seguire il poco, diciamo, così. Tutto così. Io decido di fare così.